Siamo finalmente usciti dal caos di Bangkok per approdare a Versailles. Che Versailles? Quella è la Francia. Vabbè, tipo una Versailles thailandese, dai, mettiamola così. Guarda come mi stanno gli occhiali. No, questi sono i miei occhiali. No, no. Che facciamo con Chiara, la cosa particolare è che riusciamo a beccare sempre gli eventi più rari dell'anno, quindi una volta all'anno qua in Thailandia fanno in questa residenza d'estate il taglio dei capelli dei bambini di 13 anni e l'abbiamo beccato proprio oggi, quindi c'è una grande festa, ve la facciamo vedere. Ciao, allora oggi nel secondo giorno della nostra visita guidata stiamo visitando un luogo che si chiama Residenza Estiva Thailandese Reale e questo è un posto caratterizzato da diverse strutture tra cui le residenze attuali e anche precedenti dei vari re che hanno governato la Thailandia. È un posto che mette pace, è molto carino, adesso siamo sopra una struttura che diciamo fa da controllo a tutto quanto il parco. E quindi il Bang Pa In è un luogo fantastico dove passare la vostra mattinata prima di arrivare ad Ayutthaya. La residenza, dimenticata per 80 anni, fu riscoperta e parzialmente restaurata dal re Mongkut Rama IV e poi ovviamente Rama V lo ampliò e divenne qualcosa di più europeo, anche se comunque abbiamo delle pagode in stile cinese. Lo stile è un misto neoclassico francese, gotico, vittoriano, cinese e thai tradizionale e si potrebbe anche pensare che tutti questi stili non possano stare insieme, ma in realtà è un luogo di grande fascino ed eleganza, molto bello da visitare. Ma ovviamente non c'è molto tempo per poter stare al Bang Pa In perché ci aspetta un lungo viaggio per poi arrivare ad Ayutthaya. E allora prima di partire è giusto il tempo di fare qualche fotografia. La vita nostra come rotte, no? Se ha fatto le cose buona, in futuro ricevere le cose buone. Se hai fatto cattivo, ricevere le cose cattive. Capito? Anche paradiso, inferno, nel cuore, no? Se noi abbiamo fatto le cose buone, contento per altre gente, noi siamo contenti, come noi essere sul paradiso. Se hai fatto le cose triste, fare più, sentire più triste, quella come essere nell'inferno. Il Wat Maha Tat è uno dei monumenti più antichi di Ayutthaya. Narra la leggenda che il re Boromaraja I ebbe una rivelazione divina e si materializzò di fronte a lui una reliquia del Buddha. Per custodirla, fece costruire un tempio, uno dei più importanti centri del buddismo di tutta la Thailandia. Guarda, guarda in terra anche. Posto meraviglioso. Dove siamo però non ho capito. Non si può di certo dire di non aver mangiato bene, era davvero strepitoso tutto il cibo, forse uno dei migliori del tour della Thailandia che abbiamo fatto. I prodotti erano freschissimi e grazie al riso fritto, l'ananas con combinazione un po' particolare della carne, siamo stati davvero bene.
si vede che ho l'occhio storto. Abbiamo scoperto che mi è venuto lo strabismo di Venere. Un viaggio però. Un viaggio, quindi non credo che sia una buona cosa. Cioè a me lo strabismo piace da morire, ma... Mi faccio l'imitazione di Chiara. Amore, si vede che ho l'occhio storto. Non credo sia una buona cosa. Cos'è questo? Una banana. È una banana, però è micro banana, vedi? È una piccola banana, amore. Sì. Ed è saporitissima. Allora, volevo chiederti oggi quali musei hai visitato e templi. Allora, non iniziamo con i musei, eh? No, musei, i templi, niente. Templi, i nomi dei templi, dai. Allora, uno, poi, e anche? E l'altro. Tre ne abbiamo visto. Tre. Quello del Buddha d'oro. Quello del Tempio delle Scimmie. Di Mowgli. E poi? Quello di altri Buddha. Ovviamente non ne ha azzeccato neanche una. Comunque non preoccupatevi, vi lascio il link in descrizione tutti i luoghi e i musei e i templi che abbiamo visitato in ordine cronologico e ovviamente incluso anche il ristorante buonissimo dove siamo stati. Questo è il posto meraviglioso dove abbiamo mangiato oggi. Ed è immerso nella giungla e nel verde. Qua siamo distanti circa un'oretta da Ayutthaya. E fra poco raggiungeremo Phitsanulok. Anche qui c'è stato davvero poco tempo per assaporare le preghiere dei thailandesi all'interno di questo tempio e quindi dopo questa breve esperienza a Phitsanulok ci siamo diretti subito verso il nostro albergo. L'indomani ci saremo diretti verso un'altra meta che vi farò vedere nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto e vi piacciono i contenuti, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale.